Chiunque entra a far parte della confraternita dei Cavalieri Templari, in cambio dei privilegi concessi dal Papa, è obbligato a delle donazioni, che siano edifici, mulini, fondi terrieri, diritti su attività, lasciti testamentari o semplicemente denaro libero. Con il crescere della disponibilità economica, i Templari si preoccupano quindi di mettere a frutto queste ingenti donazioni. Grazie a oculate pernote, acquisti e vendite, accentrano proficuamente i loro possedimenti, accrescendo in particolare le loro rendite familiari. A differenza però dei signori feudali del tempo, sia laici che ecclesiastici, i Templari gestiscono il proprio patrimonio in un'ottica geografica più ampia, considerato che il fine ultimo dei loro investimenti è sempre quello di finanziare la guerra permanente in terra. Questo legame con la guerra comporta un'organizzazione fluida, incentrata sul miglior sfruttamento possibile delle specifiche risorse del territorio sotto il loro comando. Si trasforma spesso questo territorio in una dittatura militare. I Templari vengono autorizzati infatti a mantenere denaro contante in tutte le loro case e tende, in attesa che i fondi vengano trasferiti in Oriente. Possono anche imporre le tasse. A partire dal 1135 l'ordine comincia anche a prestare soldi ai pellegrini spagnoli che non li hanno e che desiderano viaggiare fino alla Terra Santa. Si moltiplicano così i servizi remunerativi, le attività bancarie e con esse l'usura. Il coinvolgimento nei servizi di intermediazione bancaria in particolare arricchisce a tal punto la potenza finanziaria dell'ordine che i Templari arrivano a prestare agli stati occidentali ingenti somme di denaro e persino a gestire le casse di interi regni, come il Regno di Francia, che vedremo nella prossima puntata. Dopo la reggenza di Luigi IX il Santo, deciderà di porre rimedio e drasticamente a questa situazione, in sostanza tagliando la testa alla priora, che gli stessi sovrani di Francia insieme al papato hanno contribuito evidentemente a interessare. D'altra parte, il trasporto delle vettovaglie, degli uomini, dei cavalli, delle armi, genera la necessità di istituire un vasto e articolato sistema di navigazione e anch'esso finisce nelle mani di questo esercito di mercenari crociati. Non deve stupire quindi se le navi degli ordini cavalleresti in questo periodo si prestano ad attività corsare di pirateria, che finiscono per interferire con gli interessi commerciali dei genovesi e dei veneziani, peraltro in perenne conflitto tra loro. È in questo contesto che la contea di Edessa viene riconquistata dai musulmani. Per questo Bernardo di Chiaravallo in persona invoca la seconda crociata nel tentativo di riprendere la città. La spedizione questa volta viene guidata da Luigi VII di Francia e dall'imperatore Corrado III di Svevia. Partecipano in prima fila ancora una volta gli Altavilla, che nel frattempo stanno conquistando l'intera Sicilia per epurarla dai moriscos. All'assedio di Damasco partecipa un gruppo di cavalieri templari guidati dal maestro Roberto de Craon, ma l'impresa complessivamente si dimostra un clamoroso. La seconda crociata è un insuccesso e l'episodio di Ascalona non manca di sollevare molte controversie. Alcuni principi crociati infatti sostengono che i Templari sono entrati da soli in città per appropriarsi di tesori e reliquie, mentre altri ritengono che il loro unico scopo sia stato quello di presentare al Papa un fatto d'armi di successo per ottenere nuovi feudi, nuovi conti e nuovi privilegi in Papa. In questo frangente, nuovo maestro dell'ordine diviene André de Montbar, che accetta la carica anche per contrastare l'elezione di un altro cavaliere, figlio di Guglielmo I, eroe della prima crociata, favorito dal nuovo re di Francia, che intende garantirsi il controllo della confraternita ai danni del papato. Il 25 novembre del 1177 viene combattuta la battaglia di Montgisard, a cui partecipa il re di Gerusalemme Baldovino IV, protetto da alcune centinaia di cavalieri templari provenienti da Gante. Nel frattempo Guido di Lusignano ascende al trono grazie al matrimonio con Sibilla d'Angiò, sorella di Baldovino IV. Sul consiglio dei Templari e degli ospitalieri, Guido muove quindi con l'esercito per attaccare i musulmani frontalmente, ma subisce una durissima sconfitta e viene catturato. Così, dopo aver conquistato altre città, il 2 ottobre il Saladino fa il suo ingresso trionfale a Gerusalemme. È il 1186, circa un secolo dopo la conquista crociata della città. Mentre i conti di Lusignano e i marchesi del Monferrato continueranno ad accapigliarsi per il titolo onorifico di re di Gerusalemme. Interviene quindi Papa Gregorio VIII, che indice una terza crociata, denominata Crociata dei Re, in quanto vede la partecipazione in prima persona dell'imperatore Federico il Barbarossa, di Filippo II Augusto, re di Francia, e soprattutto di Riccardo, detto Cuor di Leone, il re d'Inghilterra, che lo ha ricordato in una conferenza pubblica un super esperto come Alessandro Barbero,
è in questo periodo profondamente odiato non solo dal fratello ultimogenito Giovanni senza terre, dagli altri pretendenti al trono, ma anche dal suo stesso popolo, al quale ha imposto tasse terrificanti per finanziare le guerre. Riccardo è conosciuto in patria come un sovrano crudele, feroce ed oppressivo, e ha instaurato nelle campagne inglesi il regno del terrore. Sempre con la spada in pugno e l'armatura coperta di sangue, ha ammazzato, sottolinea Barbero, un sacco di gente di mano sua. Ha massacrato centinaia di prigionieri inermi, affogandoli o impiccandoli. A rigor di termini dovrebbe quindi andare all'inferno. Ma come ben si sa, la morale cattolica del Medioevo prevede che gli stessi crimini condannati in Occidente, se commessi in Oriente, diventano medaglia al valore. Mentre la Sicilia, con la caduta di Noto, viene conquistata definitivamente dai Normanni, Riccardo Cuor di Leone riesce a conservare il porto di San Giovanni d'Acri, dove i cavalieri si barricano. L'anno dopo i Templari acquistano l'isola di Cipro, ancora una tappa obbligata per i pellegrinaggi in Terra Santa, che peraltro i sultani musulmani non hanno mai ufficialmente vietato. Questo regno crociato, al termine di una girandola di intrighi dinastici, finirà nelle mani dei Lusignano francesi, dalle mani dei Lusignano francesi alle mani dei Casa Savoia. Alla quarta crociata, come abbiamo già detto in una puntata precedente, si conclude con un altro orrendo massacro, con la conquista di Costantinopoli, la fondazione dell'Impero Latino, uno stato fantoccio di Venezia, nel quale un marchese del Monferrato verrà proclamato addirittura imperatore. Giungiamo quindi a grandi passi a quella che solitamente viene individuata come la quinta crociata, che ha come obiettivo questa volta l'Egitto. Vari corpi di spedizione raggiungono Damietta nel 1218, il tentativo di conquistare la città vede coinvolti ancora una volta i cavalieri templari. Questa volta però la situazione è totalmente sfavorevole a quelli che possiamo chiamare i colonialisti antelittera, che infatti nel 1221 sono costretti a rinunciare all'impresa. Nel 1225 l'imperatore sotto tutela papalina Federico II, raggiunta la maggiore età, si decide a recarsi in prima persona in Terra Santa per riconquistare Gerusalemme. L'evento, indicato come la Sesta Crociata, viene condotto però per la prima volta sul terreno diplomatico e per la prima volta, anche grazie all'opera di mediazione con il successore del Saladino, condotta da San Francesco d'Assisi e dai suoi seguaci riformatori o illusi riformatori, ottiene un discreto successo. I crociati entrano pacificamente nella città santa, Federico può autonominarsi re di Gerusalemme e l'emiro musulmano stringere e firmare accordi commerciali con l'imperatore in pectore del Sacro Romano. L'intera vicenda crea però un conflitto insanabile con l'ordine dei Templari, che nella loro immensa abilità temono di perdere quel ruolo che si sono conquistati soltanto sui campi di battaglia e persino di perdere i diritti sui locali del Tempio. Abbiamo visto però che costoro, in poco più di un secolo, sono diventati estremamente ricchi dal punto di vista economico e quindi decisamente potenti dal punto di vista politico in tutta l'Europa. Federico II subisce quindi non a caso una nuova scomunica, mentre nuove crociate interne vengono lanciate dal papato, perché crociata si deve chiamare l'offensiva angioina tesa a cancellare dalla faccia della terra la dinastia sveva-normanna e a riprendere al papato il possesso del sud Italia, approfittando ovviamente della scomparsa degli esarcati bizantini. In questo periodo vari gradi di responsabilità e di comando vengono attribuiti al Gran Maestro. Vengono create anche una gerarchia più rigida, fatta di commendatari, siniscalchi, marescialli, gonfalonieri, che prendono ad esercitare in maniera sempre più dittatoriale il potere di comando sulla parte più significativa dei cavalieri, che continua a dedicarsi alle azioni militari. È così che i templari più ricchi riescono a non tornare a combattere in Terra Santa, ma a dedicarsi a gestire le proprie ricchezze in patria, dove sono diventati padroni di abbazie, terreni agricoli, piccole industrie d'armi, persino di cantieri per la costruzione delle cattedrali. L'ordine costruisce in questo modo un'estesa rete di agenzie succursali a cui molti signori e sovrani devono ricorrere per ottenere i finanziamenti, ma anche per gestire, come abbiamo detto, la contabilità e le finanze pubbliche. L'ordine dei Templari viene abilitato quindi a trattare non solo denaro, ma anche a custodire beni e reliquie preziose trafugate, e a farlo per conto dei signori feudali del tempo. Il Gran Maestro comincia ad occuparsi esclusivamente di attività bancarie e del deposito dei primi. Le crociate e i crimini commessi in nome di Gesù naturalmente non finiscono. Basta ricordare le crociate che seguiranno al Concilio di Trento, basta ricordare i massacri che avverranno in Francia e soprattutto in Germania durante la Guerra dei Trent'anni.
E Asmendo, possiamo dire però che nel corso del XIII secolo l'ordine dei Templari svolge sostanzialmente tre azioni, oltre a quella religiosa: l'attività militare, la coltivazione delle terre, la gestione di sistemi economici e finanziari. Queste azioni vengono consentite dalla formazione di un'imponente struttura territoriale che interessa non solo il vicino Oriente, ma una gran parte delle regioni europee, compresa l'Italia. Secondo il modello cistercense, i Templari ricorrono per il lavoro dei campi ai membri più umili dell'ordine, quando non addirittura la manodopera servile, ad esempio rappresentata dai contadini saraceni sconfitti del regno di Sicilia o di Siria. L'allevamento del bestiame da carne, da latte, da lana e da lavoro costituisce un'altra voce primaria nel bilancio del tempio. Così come le fertili campagne della Puglia, che offrono loro ricchi pascoli alle mandrie di buoi e di bufale di proprietà dei Templari, mentre in Toscana sono le greggi di pecore a praticare la transumanza, che finiscono nelle loro mani, nonché gli allevamenti di ovini, bovini, suini e persino trote, segnalati in Piemonte come in Sicilia, dove i Templari mettono le mani anche sulle coltivazioni impiantate dagli arabi, cereali, viti, legumi, agrumi. Generalmente in Italia la produzione agricola dell'ordine serve al consumo interno, e le eccedenze sono destinate alla vendita, parte del ricavato viene invece versato al tesoro centrale sotto forma di responsione. Dai porti della Puglia, nella metà del 200, salpano quindi navi cariche di cereali e legumi per andare a rifornire le case dei Templari in Medio Oriente, rese sempre più dipendenti dagli occidentali sotto l'aspetto alimentare a causa della progressiva perdita di territori e aree coltivabili a seguito delle riconquiste del Salerno. L'intero sforzo produttivo sul continente viene quindi sperperato per rifornire di vettovagliamenti le milizie, ma soprattutto per sostenere i costi legati alle armi, ai cavalli, alla flotta navale, alle attrezzature di servizio e alla costruzione di edifici e fortificazioni. Il popolo, nel frattempo, però, muore letteralmente di fame. In questa prospettiva, bisogna ribadire che la crescita dei Templari inizialmente si regge soltanto sulle donazioni, viene accentuata dalla protezione che il papato continua ad accordare.